La variabile possono avere quasi la mantengo semplice, qualunque nome può avere, basta che ci sia uno spazio nel mezzo. Ok, quindi io posso chiamare anche Peppino. Anche sto cazzo lo puoi chiamare. Allora chiamiamo sto cazzo. Salve a tutti! Oggi sto male e lascio le redini della mia programmazione a lei. Se vi ricordate la video precedente, lei è Lucilla, che è... Sono una studentessa di dottorato in lettere classiche, quindi quanto c'è di più lontano, penso, dall'informatica e da tutto quello che riguarda un computer. Allora, oggi ho fatto venire a Lucilla dicendo di registrare un video senza dirle, come ho fatto la volta scorsa, di cosa devo fare. Ora, l'unica informazione che lei aveva è quella che le ho detto... che devi stare sul pezzo. E comunque vorrei dire... Tu hai delle aspettative? Guarda, io so qual è il tuo fetish. Ok. Informatico su di me, che io che chatto con il computer. Quindi secondo me sarà qualcosa che avrà a che fare con, come si chiama, il terminale. Ci avevo pensato e non sei molto lontana. In realtà ti farò fare... sempre cercando il tuo primo programma al computer. Beh, guarda, a me mi dispiace per questo programma che nascerà da me perché sarà un po' disagiato però. allora io, come vedete, io sto malissimo, sono raffreddatissimo, quindi facciamo in fretta così tipo le istruzioni. Anzi, prima di tutto, che esperienza di programmazione hai? Zero, proprio meno di zero. Proprio negativa, tipo zero assoluto. Per ogni giorno mi prendo un ricordo. Allora, io ti do due scelte. Okay. Tu puoi scegliere o un linguaggio di programmazione facile, o un linguaggio di programmazione difficile. Beh, penso che ti puoi aspettare almeno la risposta. Quello difficile? No, guarda, ci avevo pensato, ma poi non voglio umiliarti, quindi no, farò quello facile. E la scelta del linguaggio facile l'ho fatta ricadere su Python. Ah, sai che logo c'è Python? No, neanche. E secondo te che logo può avere? Un pitone. Solo perché si chiama Python. Ma non stiamo andando malissimo. Allora, ricapitoliamo. Lei non sa un cazzo di programmazione, farà il suo primo programma, in realtà te ne farò fare due. Qua, le regole del contratto sono già cambiando. Sì. È un po' come la Meloni, cambi il programma. Ah, ok. Così, on the fly. Come il presidente. No, il signor presidente. Il signor presidente onorevole Giorgio Meloni. Non sbagliamo, poi no, titoli. Per carità. Perfetto, noi andiamo qui dietro perché ti farò mettere al computer, ti farò anche utilizzare il mio computer. La tua scrivania soprattutto. È la mia scrivania. Un onore. C'è un altro trucco. Cioè, tu oggi non farai solamente i tuoi primi due programmi, imparai il tuo primo linguaggio di programmazione, c'è anche un altro trucco. Le cose stanno cambiando, vedi come cambiano? Vale! T'ho firmato! Che per la prima volta utilizzerai Linux. No, ma a parte Linux, che secondo me non mi disturberà tanto, perché sarò inconsapevole, capito? Per me poteva essere tipo... A te disturba i due schermi. A me disturba, ci siano due schermi, cioè a me disturba l'idea che quando cerco la freccetta sullo schermo, la freccetta sia nell'altro, io non lo vedo perché non ci penso. E poi questa freccetta deve passare attraverso il vuoto cosmico. Ma è il vuoto cosmico? Guarda, tutto è regolare. Quindi tu utilizzerai... Ma tu non hai mai utilizzato un computer con due schermi? No. Sono tra le cose che fai per la prima volta. I tuoi primi due programmi. Usare Linux e utilizzare un computer con due schermi. Poi la freccetta passa nel vuoto cosmico. Devi sperare che per la prima volta non dia fuoco a un computer e questo non sia il tuo. No, lui fa da solo. Allora, prima che iniziamo, io ti introdurrò a Python man mano che andiamo avanti. Cioè, okay. Io non ti dirò nulla. Cioè, okay. Non ci sarà nessun briefing. Ora noi iniziamo. Okay. Mettiamo la scrivania in alto. Bambino nuota. Sì. L'unica cosa che mi devi dire è, hai... Non so, dei dubbi prima che iniziamo? No, quello sì. La domanda è, hai delle certezze? Hai delle certezze? No, non ci sono. Hai delle aspettative? Io mi aspetto che tu inizi ad urlare, anche appena avvicino il dito a un tasto, cioè proprio... Ah! Ma allora, secondo me in altre circostanze l'avrei fatto, ma oggi sto male. Oggi sto troppo male. Cioè, non mi sono manco cambiato. Cioè, sono proprio nel disagio. Ma sei puta, così... Dai, andiamo? Andiamo, dai. Dai, ci vediamo dopo. Benvenuta. Allora, il fatto è il seguente. Tu devi fare il tuo primo programma.
Io ti ho dato a te due scelte di un linguaggio di programmazione difficile, uno facile, tu hai scelto quello semplice. Va bene. Caso, eh? Va bene, abbiamo fatto. Meno male che io sto qua a guidarti, ma tu sarai la star del video, anche perché io sto una merda oggi. Allora, tu devi fare due programmi. Dici perché due programmi? Perché qualunque buon programmatore che si rispetti, il primo programma che devi fare è il programma Hello World. Okay. Iniziamo con il programma Hello World. Quello che tu vedi è l'interprete di Python, che è il linguaggio che tu hai voluto scegliere, perché tu l'avrai sentito dire. In alto a destra tu vedrai anche il logo di Python, perché poco fa mi hai detto che io non so neanche il logo di Python. Vedi? C'è un Python. Alto a destra. Ah, dove cazzo guardi? Alto a destra. Dai, qua. Dove cazzo guardai? No, stavo guardando qua, ma questo è un pitone. Sì, non è un pitone. Ah, è stilizzato. Ma sembra un quadrifoglio. Un quadrifoglio. Ovviamente tu hai visto che è andato... Sì, un video di venerdì. Linguaggi di programmazione. Esatto, certo. Quindi come non potevo farti coinvolgere in queste cose? Ovvio. Allora, intanto ti dico cosa tu stai vedendo. Tu stai vedendo lì, diciamo, dove tu vai a scrivere il tuo codice. Io ho scritto là delle parole. Quelle parole sono, come vedi, il primo carattere è un cancelletto. Il primo carattere è un carattere speciale, il cancelletto, che significa tutto quello che vedi è un commento. Cioè l'interprete ignora i commenti. Quindi per lui è come se non esistessero. Di solito i commenti si scrivono per commentare il codice, questo fa quello, quello fa quello, ma siccome tu fai bene culturale, ho pensato bene di farti leggere le righe di un noto canto dell'interprete. Che poi non faccio beni culturali. Che cazzo fai? Te rilassi. Vabbè, la stessa cosa, smarmelliamo. Smarmelliamo. Vabbè, tu parli con il computer, io faccio beni culturali. Io chatto con il computer. Tu chatti con il computer. E quindi tutto pure. Vedi, c'è pure l'interprete. E quindi... E tu devi chattare col computer. Allora, il primo programma che dovevi fare, intanto, metti nell'interprete. Da questa parte. Oddio. Crea una linea vuota. Crea un altro, così facciamo anche spazio. Il primo programma che dovevi fare è Hello World. I programmi... Word tipo mondo o word tipo parola? Word. Mondo. Ciao parola, non ha senso. No, mettiamo Word. Il programma. No. Hello World. Così salutano alcuni dei suoi. Allora, lasciamo perdere. Allora. I linguaggi di programmazione, per quanto possono essere differenti, l'abbiamo persa, per quanto diversi possono essere, hanno tutti la stessa filosofia di base. Cioè tu praticamente hai delle funzioni alla quale tu passi dei dati e quella funzione, in base a che tipo di funzione, fa delle cose. Ok. Qual è la funzione per stampare allo schermo? La risposta della domanda. Qual è la funzione per stampare allo schermo? Stampa. Che in inglese? Print. Bravo. Quindi scrive print. No, scrivi sto cazzo, no? No, va scritto con la maiuscola uguale. Tutto piccolo. Ah, è diventata verde. Tutte le funzioni accettano parametri, cioè i dati in ingresso, in delle parentesi. Tonde. Ok. Quindi devo mettere spazio? Lo può mettere, ma non è necessario. Alcune cose sono necessarie, ecco, lui ti ha creato già la parentesi, anche quella chiusa. Ora tu devi scrivere quello che si chiama una stringa, che è la stringa Hello World. Una stringa è una sequenza di caratteri. Tutte le stringhe in Python sono delimitate da dei apici o doppi apici, scegli quello che vuoi. Gli apici? Come chi sull'apice? Non facevi lettere classiche, porco, ci sono mai lettere apici, lettere classiche? Sì. Bravo, scrivi un cazzo di apice. Non so come si scrive. Non so come scrivo un apice, cioè la tastiera scegli. Ah, scrivo una lettera qualsiasi. No, devi mettere un primo un apice. O i doppi apici. O le virgolette, come chiami? Ah, le virgolette, ah, l'apice. No, io l'apice intendo tipo una un numero, tipo quando fai la potenza, quello all'apice. Niente, vabbè. Dove sono le virgolette in questa tastiera? Ok, come dico in inglese, single quote o double quote? Ecco, tu hai scelto il double quote. Ed è diventato rosso. Non solo il tenuto rosso, ma attaccata anche quella di chiusura. Ora, la stringa tu la puoi scrivere come cazzo ti pare. Di solito, Hello World, io la scrivo con la lettera H maiuscola e la lettera W maiuscola. Esegui. Cioè? Esegui il programma. No, quello crea una riga vuota. Ma come si fa? Guarda l'interfaccia, c'è un tasto che te lo dice. No, quello è il...
Run. Brava! Wow! Ho creato Hello World. Questo è un programma. Sì, che funziona. Ah. Non fa una sega, stampa no, schermo, infatti, stampa schermo, Hello niente. World. No, cioè, scrive Hello World. Fa... Ok, non fa un cazzo. Tutti i programmatori devono iniziare con un inizio anche a programmare, anche quello con esperienza, con un nuovo linguaggio di programmazione, in ogni caso sanno fare Hello World, se no c'è una maledizione che si abbatte su di noi. Ok. E non, siccome tu già maledizioni... Quindi tu non l'hai fatto? Visto non l'ho fatto per alcuni linguaggi, quindi... Evidentemente sono stato punito. Io già c'avevo altre maledizioni, quindi okay. Meglio non andare a infilare il dito. Dietro lì, quindi, ti ho dato la scelta del secondo programma che dovevi fare. E tu hai detto una cosa semplice: una somma. La somma dei due numeri. Mm-hmm. La facciamo prima nel modo più semplice possibile, mm-hmm. E poi man mano facciamo dell'iterazione e la miglioriamo okay. Sempre di più. Mm-hmm. Somma dei due numeri: che numero vuoi sommare? Qualsiasi numero può essere, tipo 2 più 3. 2 più 3, fai, scrivi 2 più 3. Lei sa usare il computer, il problema è che io ho la tastiera americana e sicuramente lei non sarà abituata alla tastiera americana, quindi voglio spezzare l'angelo in suo favore. Grazie. E segui. Ta-da! Wow. Ora lui ti ha creato un'altra cella, però noi lavoriamo sempre sulla stessa cella, lavoriamo. Quindi vado qua di nuovo. Sì. Mm-hmm. Ok. Ora, 2 più 3 è un'operazione che ti dà un risultato. Mm-hmm. E noi in questo momento il risultato lo stiamo perdendo. Mm-hmm. L'interprete lo stampa a schermo perché è gentile, ma insomma, se questo fosse l'intento di un programma, 2 più 3 andrebbe perduto. Perché? Perché non lo stiamo conservando. Lo dobbiamo conservare, i dati vanno conservati. Ok. Dove si conservano i dati? In delle variabili. Ok. Le variabili sono del contenitore dei dati. Mm-hmm. Tu praticamente scrivi il nome della variabile uguale l'operazione o funzione che segue dopo. Ok. Bene. Sempre no, apro un'altra. Non. Parentesi, ma di aprire. No, scendo giù? No. Lo faccio qua. Deve essere tutto sulla stessa okay, riga. Ok, quindi cosa devo scrivere? Vai all'inizio della riga. Metti il nome di una variabile. Il nome della variabile possono avere quasi, la mantengo semplice, qualunque nome può avere, basta che ci sia uno spazio nel mezzo. Ok, quindi lo posso chiamare anche Peppino. Anche sto cazzo lo puoi chiamare. Allora chiamiamo sto cazzo. 1. Quindi questo significa che la variabile sto cazzo conterrà il risultato dell'operazione 2 più 3. Ok. Fai print. Fai run, scusami. Ora tu dici non è successo niente. No. Tu puoi verificare il risultato dell'operazione stampando a schermo mm-hmm. il contenuto di sto cazzo. Mm-hmm. Ok. Stampa a schermo il contenuto di sto cazzo. E come si fa? L'hai fatto poco fa. È sempre la stessa funzione. Ah, ok. Print. Quindi vado sotto? Sì. Quindi scrivo print sto cazzo. Ok, ora okay. Qui c'è un problema. Mm-hmm. Tu praticamente tu stai stampando la scritta sto cazzo, mm-hmm. non il contenuto della variabile sto okay. cazzo. Questo perché tu hai messo gli apici. Mm-hmm. Gli apici è per le stringhe. Se tu vuoi stampare il contenuto della variabile, mm-hmm. devi togliere gli apici, ma mantenere sto cazzo. Posso fare da qua? Sì, certo. Faccio così. Sì, sì. Ok. Ora, 2 più 3 è brutto scrivere così, no? Mm-hmm. Perché sono codificati, cioè sono fissi, no? Mm. Ora, tu prima della riga numero 1 mm-hmm. crei due linee vuote. Esatto, vai alla nuova riga numero 1 e creiamo due variabili, mm-hmm. A e B, in cui A contiene per esempio 2 e B contiene 3. Faccio esattamente come sto cazzo, quindi faccio A uguale 2 sì. e sotto faccio B uguale 3. E lì cambia, anziché scrivere 2 più 3, A più B. Esatto. Ora, prima che tu esegui... Prendo sotto il canto del mouse io per la prima volta da quando si è messa qua al mio computer. Cioè, questa operazione conserva 2, cioè il risultato di questa operazione, che è semplicemente il numero 2 dentro A, che è una variabile, che quindi A contiene il valore 2. Questa fa la stessa cosa con la variabile B. Mm-hmm. E questa operazione significa prendimi il valore di A e il valore di B mm-hmm. e me li sommi insieme mm-hmm. e li metti dentro sto cazzo. Mm-hmm. Quindi tutto abbiamo fatto bene.
quando tu farai la rana di questo codice otterrai sempre un 5. Vabbè, tipo come se fosse un'equazione, y uguale a più b. Sì, ma con una differenza. In matematica è a destra uguale a quello che è a sinistra e viceversa. Mm-hmm. Qui invece il flusso di esecuzioni è: prendi quello che c'è nel a destra, mm-hmm, e lo metti nella variabile a sinistra. Ok. Mm-hmm. Ho capito. Perché poi ti spiego una cosa, tu vai avanti. Cioè, non seguivamo potenzialmente la variabile a vuota. In realtà di solito la variabile manco esiste se tu proprio, okay, non la dichiari. Ho capito. Ora, in alcuni linguaggi di programmazione il processo di dichiarazione e di inizializzazione sono separati, mm-hmm, perché tu lo scegli la fase, la cosa semplice. In Python non c'è una vera fase di inizializzazione, tu la crei a momento quando ti serve, mm-hmm, come sto cazzo, come B e come A, mm-hmm, quindi se tutto va bene, se esegui dobbiamo sempre ottenere 5. Vai. Benissimo. Ora, il fatto che tu prema run col mouse mi disturba. C'è una shortcut alla tastiera per eseguire il codice che è control invio. Cioè, un domani. Ah, no, no, se tu fai questo, eseguirà quella cella. Ma nella tua cella preferita. Ah, perché te l'acqua. Esatto. Control invio. Questo è molto più semplice. Ma certo, potevi dirmelo prima. Ora, facciamo un altro esempio. Cioè, modifica i valori di A e B alla cazzo che cane. Sbarmella. Lo invio. Beh, ci vediamo che risultato sì, è giusto. Sì, ci vediamo ovviamente, per carità, io... Però tu stai utilizzando numeri interi, eh? Un fusaglio con numeri con la virgola. Cioè, perché limitarci solamente ai numeri interi? Ecco, hai sbagliato. La virgola è devo mettere il punto. Un simbolo di... del linguaggio che mette il punto. Ecco, ho visto che è tutto lo stesso colore. Ah, quindi dice verde nel senso ok. No, lui dice che tre i verdi sono tutti numeri. Lui ha creato due numeri perché ti ha messo la virgola. E in padre ha un significato particolare che non posso spiegarti adesso. Perché lo zero è il puntino dentro? Perché è così il fondo, che cazzo ne so io. Contro l'invio. Yay! Benissimo. Ci siamo. Mm-hmm. Ma perché ci dobbiamo limitare solamente a Python? Certo, ma io lo sapevo quando mi hai detto Python è quello più semplice, perché hai scelto Python? Devo riempire il video, no? Vabbè, se vuoi proviamo in C. No, poi in C lo facciamo un altro modo. Intanto prendiamoci dimestichezza con Python. Mm-hmm. Dunque, anziché di fare la somma, proviamo gli altri operatori. Sottrazione, moltiplicazione e divisione. Ok. Anziché di A più B, per la sottrazione cosa dovrei fare? Meno. Oggi siamo un fa. Io ti ho detto di stare sul pezzo e oggi stai stando sul pezzo. Cavoli. E quindi? Esegui. E ci fidiamo che il risultato è corretto. Assolutamente. La moltiplicazione, secondo te come si farà la moltiplicazione? Non lo so. Con quale simboletto? Secondo te quale simboletto hanno scelto i programmatori per... No. Che cos'è? Non lo so, vedete questo qua. Non c'è. Tipo questo ma in verticale. No, quello è per l'aumento a potenza. Ci arriviamo dopo. La X? No. Perché questi caratteri qua sono sempre stati qua? Ah, l'asterisco. Bravo. Ah, che, guarda, mi hai spiegato una cosa che non capivo da anni. Perché l'asterisco sta là secondo te? Infatti. Vabbè, però voglio cambiare i numeri, scusa. Mi sono rotto il cazzo. Quindi ah sì, fatto. Ormai sei indipendente. Quindi... devo fare. Cioè, abbiamo messo numeri astronomici da moltiplicare, giustamente è giusto che sia così. No. No, giusto, andare alla fine. Non vai in overflow, tranquillo. Che vuol dire vai in overflow? Te lo spiego. Ok. E il diviso cos'è? Lo slash? Sì. Questo qua. Quello ci poteva arrivare. Vai. Adesso ne facciamo una per vedere se qua risponde bene, quindi facciamo... ci fidiamo del risultato. Ma sì, guarda che bel numerone qua. Ok. Ora ti voglio introdurre a un costrutto del linguaggio. Ci sono diversi costrutti di linguaggio. Ci sono le iterazioni, che non vedremo in questa sede. Mm-hmm. Ci sono i flussi condizionali. Mm-hmm.
il flusso condizionale significa se succede qualcosa, fai questo, altrimenti fai quell'altro. Ok. Ora, perché ti sto introducendo a questa cosa? Perché tutte le operazioni che abbiamo visto finora, eccezione della divisione, si possono fare con qualunque numero. Mm-hmm. La divisione non si possono fare con tutti i numeri. La fattispecie non si può dividere per... zero. Quindi, so che noi A e B lo stiamo mettendo tipo fisso nel codice, però tu puoi creare un flusso condizionato in cui dopo la linea 2 controlli che B sia diverso da zero. Ok. Beh, è molto simile alla matematica. Sì, è ispirato. Poi ci sono... ispirato. Quindi... crea tante linee vuote, a meno 3. Ok, vai alla 4, così tu spezzi il codice. Mi piace spezzare il codice, sennò così poi ti sbarmella bene, tutto. Va bene, ok, tutto più chiaro. Ok. Allora... devo scrivere se B è diverso da zero. Come si dice se in inglese? If. Bravo. Sono perfetto. Quindi si dice if. Bene. Come tu vedi, la parola è diventata verde, perché diciamo, le parole, diciamo, quelle in verde sono parole chiave, sono numeri, sono cose che significa, dal tuo punto di vista, sto andando a dire... sì, per me mi sta dicendo... ok. Capisco. Perfetto. If... mm-hmm. È un costrutto di linguaggio, però la possiamo trattare come una funzione, anche se non lo è. Mm-hmm. Quindi se la trattiamo come una funzione, come gli passiamo i parametri? Con quale carattere? Uguale. No, gli passi... ah, con una parentesi. E come abbiamo fatto con Nadlo Word? Quindi devo fare così, Esatto. B diverso da zero. Ok, quindi non lo devo mettere tra... no. E come si mette diverso? Ci arriviamo dopo. Okay. Lascio un paio di spazi vuoti. Diverso da... facciamo finire, dice diverso da zero. Perfetto. Ora, in programmazione esistono degli operatori. Tu finora hai visto l'operatore di assegnazione, che è uguale. Mm-hmm. Io ho quattro operatori matematici. Mm-hmm. E io è un operatore particolare, che è quello delle parentesi tonde. Mm-hmm. Ci sono anche due operatori logici. Mm-hmm. Il primo è l'operatore di uguaglianza, che è doppio uguale, quindi uguale uguale. Mm-hmm. L'operazione di dire non uguale, cioè l'operatore logico di non uguale, è un esclamativo uguale. Lo sappi, tu fidi di me. Punto esclamativo uguale. Devo riavvicinare questo. Non c'è bisogno, non lo puoi lasciare, a tuo buon cuore. Ah, va bene, allora lasciamolo. Ok. Cioè gli spazi non valgono quasi niente qua dentro, a parte tipo per... se tu spezzi una variabile, stai smarmellando. Però... ma se io spezzo una variabile, creo due variabili che sono uguali a una cosa, oppure faccio solo casino? Prova a vedere che succede. Quindi se io tipo... vabbè, lo faccio sotto, scrivo baffa, e poi scrivo uguale... commenta questa riga 4. Sono perché qua ti dà un errore allora, già di devi mettere un cancelletto. Vedi che errore ti dà. Perché ti darà un errore adesso. Syntax invalid. Questo allora, no, una cosa che puoi fare qua per assegnare il valore di A più B alla variabile vaffa, alla variabile in culo, e mettere un uguale. E poi ti spiego come viene... cioè faccio vaffa uguale in culo uguale. Sì. Praticamente lui dice il risultato di A più B lo segna prima in culo, uguale, e poi il valore di in culo lo segna a baffa. Siccome il valore di in culo è quello di A più B, quindi avranno lo stesso risultato. Cioè, quindi è essenzialmente a ritornare all'indietro che si assegnano le cose. Yeah! Ovviamente baffa non ha nessun effetto su sto cazzo perché è indipendente, giusto? Ok. Se poi possiamo pulire linea 6 o la cancello, gli metto un commento, a tuo buon cuore. Ma lasciamola qua. Sì, tanto. Magnifico. Adesso ritorniamo alla linea 4. Quindi la scommento. Esatto. Ora, gli if, praticamente tu gli devi dire che il codice che segue deve essere eseguito solo se la condizione è vera. Mm-hmm. Questa condizione è vera solamente se B è diverso da zero. Mm-hmm. Come lo si fa? Prima di tutto vai alla fine di questa riga. Troppo avanti, è andato. È andato in overflow, questo è l'overflow. Ah.
che tu vai oltre. Ok. Scrivi due punti. Invio. Solo invio? Sì, sì. Vedi che la stringa è sì, rientrata? Sì, tutto quello che viene rientrato è dentro if. Ok. Quindi se b deve essere da 0, tu devi eseguire sto cazzo uguale a più b. Mm-hmm. Quindi fai salire sto cazzo. Perché se deve essere da 0, tu puoi fare la divisione. Come faccio a farlo salire? Con del. Ah, ok, intendi proprio... Sì. Così, eh? Cioè, sì, sì, vai, dammi, non ti pare. Ok. Però sto cazzo è fuori dall'if, lo dobbiamo... Ah, stai smarmellando. Sto cazzo lo devi fare rientrare come vaffa. Quindi va alla linea 6 e lo fa rientrare come vaffa. Lo puoi fare o scrivendo tanti guazzi o premi semplicemente tab. Ma sei on fire oggi. Dai la mia sede ambientale, metti uno spazio fra la linea 6 e la linea 7. Proprio fallo per me. Esegui. Ovviamente non ci tiene nulla. Ora vai su B e metti a zero. Vai. Ah, questo perché sta prendendo il risultato dell'esecuzione precedente. Dobbiamo ripulire il runtime. Questo non ti preoccupare. Perché lo esegui di nuovo. Io dovrebbe dare un errore. Ecco. Perché lui sta dicendo che il nome, cioè la variabile, sto cazzo, non è definito. Mm-hmm. Dice, perché non è definito se c'è nel codice? Mm-hmm. Sto cazzo viene creata nel momento in cui la condizione è vera. In questo caso la condizione è falsa, quindi lui arriva a linea 4 e poi salta direttamente alla linea 8, non passa per linea 6. Quindi mm-hmm. sto cazzo non viene trovata. Poco fa c'era perché già l'avevamo creata di prima, perché ogni esecuzione in cui dipendendo, cioè lui si conserva sempre la variabile, si conserva. Mm-hmm. Siccome io l'ho ripulito tutto, ora lui mi fa, si trova in difficoltà che non trova sto cazzo. Quindi dobbiamo fare rientrare anche il print sotto l'if. L'hai fatto poco fa. Mm-hmm. Cosa è successo? Hai avuto un attimo di spaesando? Sempre. Perfetto. E seguo. Ovviamente non fa nulla perché non abbiamo messo una... Altrimenti fai quest'altra, tipo altrimenti scrivi sei deficiente. Mm-hmm. Come si dice altrimenti in inglese? Non lo so. Ci sono due, tanti modi per dire, però ce n'è uno. Non lo so. Allora, vai alla fine della riga 8. Non lo so, mi hai fatto impreparare troppi numeri. If not. No, no, quella esiste, ma è un'altra cosa. Se non... Crea una riga vuota. Altrimenti, uno dei tanti modi per dire altrimenti in inglese è else. Ah, ok. Non lo sapevo. Ah, no? No, così, detto così, no. Otherwise? Sì. No, in programmazione è else, perché otherwise sono troppi caratteri. Hai capito che devi mettere i due punti, no? Certo, perché devo... Esatto. Ora, il problema di quello che sta succedendo è il seguente. Else si riferisce all'if mm-hmm. e non a quello che sta dentro okay, l'if. Quindi lo devo... Non saprei cos'è else, ma hai capito che lo devi far uscire. Quindi vai. Perfetto, ora vai a fine di else, crea una nuova riga e scrivo un messaggio d'errore. Stampa a schema un messaggio d'errore. Cioè, scrivo cosa? Print sei deficiente. Ah, qualsiasi. Sì. È il tuo programma, lo puoi scrivere tutti i messaggi d'errore che vuoi. Sì! Eseguo. Bravissima. Perché guardi me? Io non ho fatto niente. Metti B diverso da 0, mettiamoci un numero che sia diverso da 0, anche 0.1 gli può dare, guarda. Esegui. Vista le condizioni come funzionano. Wow. Tutta sta roba per ottenere questo. Sì. Figurati che incida avessi dovuto scrivere almeno due terzi in più del codice in più. Oddio, non...
Allora, è stata la tua prima esperienza di programmazione? Non lo so, guarda. Intanto non sapevo neanche come si dice altri 20 in inglese, il problema era molto proprio. Però, no, qualcosa ho capito, diciamo. Tipo, dai, cos'è che non hai capito? No, qualche somiglianza rispetto alla matematica, diciamo. Cioè, ah, l'unica cosa che molte persone che assimilano alla matematica confonde è che se io scrivessi tipo qualcosa tipo B più 4, le persone si confondono e dicono, ma allora B è 0.1 o 4? Mm-hmm. Ma siccome c'è un... perché c'è un'uguaglianza, no? Mm-hmm. Ma quell'uguaglianza non va vista come un'uguaglianza matematica, mm-hmm, ma come un'assegnazione. Mm-hmm. Quindi se tu fai, esegui il programma A a 76, mm-hmm, B 0.1, ma a questo punto il valore di B venne scritto in 4. Okay. Quindi alla fine qua va fatta l'operazione 76 diviso 4 e possiamo vedere. E viene sovrascritto perché l'hai messo dopo? Certo. Cioè, quindi questa è una cosa tipo di... tipo layering delle cose? Non è layering, semplicemente ogni istruzione viene eseguita una dopo l'altra. Ok. Vabbè, Lucide, dai, puoi chiudere tu il video che mi sento bene e di guardare i video e tutto quello che piace. Allora, dovete fare come ho fatto io oggi, che sono andata sul canale di Valerio e non mi sono guardata i suoi video, però ho messo like. Voi non fate di mezzi stronzi come me, guardate i video e poi mettete like e poi attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche, perché a me arrivano tutte e io le ignoro, ma voi ignoratele. E quindi non dimenticate di guardare gli altri video e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!